Buonasera. Buonasera a tutti. Di solito io dico grazie a tutti per essere venuti così numerosi, lo so che ve lo aspettate, però questa volta devo dire, non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Questa volta devo dire che non solo siete molto numerosi, ma siete anche molto qualificati, di grande qualità. Quindi grazie per essere venuti a questa conferenza stampa del nostro allenatore Antonio Conte. Una conferenza stampa molto attesa, come voi ben sapete, e che durerà circa un'ora da quando inizieremo con le domande. A questo punto io direi che è inutile andare avanti con parole che fanno solo aumentare l'attesa e quindi chiamerei qui sul palco Antonio Conte, apriamo il sipario. Antonio, penso che sia, no, come dire, un'accoglienza degna di quello che tu avrai pensato quando, come dire, sei diventato allenatore del Napoli. Sì, assolutamente, questa è la prima volta che mi presentano in questa maniera, quindi sicuramente c'è anche un filo di emozione, nonostante abbia comunque alle spalle una carriera abbastanza lunga tra calciatore e allenatore. Non sì. Filo di Quindi emozione. dicevo che è la prima volta che ricevo questa presentazione. Nonostante comunque diversi anni, no, di carriera nel mondo del calcio, tra calciatore e allenatore, quindi sicuramente c'è un filo di emozione. Vi ringrazio, ringrazio sicuramente Napoli perché diciamo che di solito io prima di ricevere do qualcosa, ecco, qui è Il successo. È contrario. successo il contrario, ho ricevuto veramente tanto entusiasmo, tanto affetto e adesso non mi resta che dare, ecco, e restituire. Bene, grazie Antonio, ma ora dobbiamo chiamare qui con noi chi ha reso possibile l'arrivo di questo grande allenatore, il presidente Aurelio De Laurentiis. Vieni Aurelio. Buonasera, buonasera. Allora, grazie a tutti i giornalisti di essere venuti, grazie al Presidente della Regione De Luca, grazie al nostro Sindaco, vedo anche qualche amico, Arnone, di Acqualete, lì in prima fila, vedo anche tanti altri amici, vedo il nostro, Questore, vedo, anzi manca ancora, perché era un funerale, mi ha telefonato adesso il nostro prefetto. Comunque, benvenuti a tutti voi, benvenuti a tutti quanti. Questa è un'occasione importante, come è importante ogni volta che uno riazzera tutto e riparte da capo. E voi sapete che quando c'è sempre un nuovo allenatore si riparte in qualche modo con grande entusiasmo e cercando di cancellare tutto quello che c'è stato. Noi a settembre compiremo 20 anni di nostra presenza a Napoli e quindi ci auguriamo, non lo so se io camperò ancora altri 20 anni, me lo auguro, perché ormai la medicina fa cose incredibili, però voglio dire, ci proveremo. Quindi io qui chiamo intanto Mario Epifani, che è il direttore del teatro, perché ci ha concesso insieme al ministro Sangiuliano questa opportunità. Grazie, direttore. Grazie a voi, io do il benvenuto a tutti, a tutte le autorità presenti, ovviamente al Presidente e ad Antonio Conte, che è il protagonista di questa occasione. E devo dire che Palazzo Reale per sua natura è portato ad ospitare momenti storici per la città dal 1600, questo è veramente un teatro in senso lato della storia della città, dei momenti più importanti, il palazzo come la piazza che sono un tutt'uno.
Devo dire che a proposito del calcio mi sono insediato a novembre 2020 e quello coincideva con un momento un po' triste, insomma, la scomparsa di Maradona, e abbiamo trovato la gigantografia di Maradona tra le statue dei re di Napoli in facciata, quindi a dimostrare quanto il palazzo sia sentito come luogo simbolico per la città. Poi l'anno scorso c'è stato lo scudetto. Ma poi c'è anche un'altra verità, che dal 1700, quando l'architetto Fuga creò questo teatro per il matrimonio di Ferdinando di Borbone IV con Maria Carolina d'Austria, a un certo punto durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, le bombe fecero crollare tutto quanto, e questo è stato ricostruito in maniera esemplare, cambiando qualche cosa, ma devo dire che è sempre un fantastico sito di Napoli. Bene, grazie dottore Epifani. Grazie. Grazie. A presto. E allora, prima di cominciare, io chiamerei qui sul palco per una foto comune, oltre a Mister Conte e Aurelio De Laurentiis, anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna. Prego. Mettetevi. Dov'è Giovanni? Eccoci. Ah, ci sei. Vai. Tutti. Un passo indietro. Va bene così? Meglio? Venite Giovanni, Edoardo. Bene, grazie ai fotografi. Allora, rimangono sul palco Antonio Conte. Una foto singola, chiedono ancora una foto singola, presidente e allenatore. Con stretta di mano, perfetto, benissimo. Allora, non è che queste strette di mano hanno portato fortuna nel passato, quindi bisogna anche cambiare ogni tanto. Bene, allora io direi che possiamo cominciare. Ricordo che la conferenza stampa è una conferenza stampa del mister Antonio Conte, il presidente, quindi le domande sono per Conte. Il presidente, naturalmente, quando vorrà e se vorrà introdursi nella conversazione lo potrà fare, però la conferenza è per il mister e potete chiedere ovviamente come sempre quello che volete. Allora Guido, pronti, vai. Cominciamo con, nell'ordine, abbiamo la CBS, Bein Sports e poi abbiamo Mediaset e Rai. Buongiorno presidente, buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederle, alla luce del fatto che in America, ma un po' in tutto il mondo, i napoletani sono tanti, ancora di più i tifosi del Napoli, che si sono innamorati ancora di più in queste ultime stagioni di questa piazza. Volevo chiederle se ha una promessa da poter fare loro. È chiaro che promettere di vincere è impossibile, però si può promettere magari un calcio offensivo, spregiudicato, o comunque un certo tipo di atteggiamento che lei ha sempre dimostrato nelle sue precedenti squadre. Volevo chiederle un po' quale sarà l'identità, appunto, che lei chiede al suo Napoli. Grazie. Io quello che posso promettere sicuramente è serietà, che è una parola che spesso e volentieri viene un po' sottovalutata. La serietà nel dare tutto per il Napoli, nel trasmettere quello che è la mia cultura a livello lavorativo, nel trasmettere quella che è la mia mentalità, nel trasmettere sicuramente le mie idee calcistiche. L'obiettivo, penso, per un allenatore, al di là del fatto di riuscire poi a primeggiare, a riuscire poi a fine stagione, come dico io, a scrivere la storia, è quello comunque di rendere orgogliosi i propri calciatori, i propri tifosi. Perché io penso che alla fine il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. Io penso che il nostro obiettivo massimo sia quello di rendere il tifoso veramente orgoglioso
della squadra, della sua squadra, dei suoi calciatori, dell'impegno profuso, del calcio giocato. Quando si parla sempre di maglia sudata, sapete benissimo che nel calcio c'è la vittoria così come c'è la sconfitta, però non ci deve essere l'attenuante nel caso della sconfitta di non aver dato il massimo. Io quello che posso promettere ai nostri tifosi è quello che daremo il massimo, daremo più del massimo, perché a volte il massimo non basta. E quindi grande serietà sotto tutti i punti di vista. Io questo mi sento di dire e di impegnarmi. Bene, grazie Guido. Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Buongiorno. E bentornato in Italia con un grande club come Napoli. La prima domanda al Mister. Il Napoli è una realtà molto difficile. Come hai una strategia, un piano per raggiungere i tuoi obiettivi da subito con questo club? E una domanda anche al Presidente. Le domande sono solo per l'allenatore Conte. Okay. Grazie. Ma sai, Napoli è una piazza importante, è una piazza passionale, sarà sempre passionale, era passionale, è passionale, rimarrà passionale, al di là dei calciatori, degli allenatori o delle proprietà. Quindi c'è questa peculiarità in questa città che è, ripeto, una grande peculiarità, la passione per il calcio, la passione per la propria squadra. Da parte nostra, ripeto, quello che dovremmo fare è cercare proprio di alimentare questa passione, perché la passione c'è già. Per noi questa passione deve essere una responsabilità, e cercare di alimentarla ancora di più. Ecco, qui c'è un grande fuoco, magari ecco, farlo diventare ancora più alto, tutti insieme, per cercare poi di raggiungere i nostri obiettivi. Ringraziamo per la domanda Bein Sports e adesso ESPN. Buongiorno a tutti, Diego Mezzogiorno, ESPN, ESPN Brasile. Mister, una domanda che forse la gente si sta facendo, non soltanto in Italia. La prima è: che faccia avrà la squadra, il Napoli, di Conte, che impronta vuole avere? E la seconda è se il mercato sudamericano le interessa, anche perché lo storico della costruzione del Napoli passa molto per calciatori sudamericani. Grazie. La faccia, avevo una faccia incazzata, questo deve essere chiaro, perché veniamo comunque da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto, e quindi dovremmo avere veramente una faccia arrabbiata, trasferire questa voglia di rivalsa in campo sotto tutti i punti di vista, ecco, a livello calcistico, a livello comportamentale. Poi per quello che riguarda il discorso del mercato, cercheremo di fare al di là Sud America, Africa o Asia, cercheremo di fare le cose migliori per non sbagliare, far arrivare qui comunque dei calciatori che possano migliorare la rosa. Vai Guido. Abbiamo Mediaset e poi si prepara la Rai. Buongiorno Mister, Carlo Landoni di Mediaset. Vale. Alla fine lo vorrei chiedere, però, alla fine, perché ha scelto il Napoli, che cosa le è piaciuto nelle discussioni con il presidente De Laurentiis del suo progetto, e visto che si parlava e si associava il suo nome al Napoli già da ottobre-novembre dell'anno scorso, se in questo lasso di tempo ha avuto anche altri contatti con altre società o il Napoli è sempre stata la sua prima e unica scelta? Ma ho scelto Napoli per il progetto, questo deve essere chiaro. Ho firmato un contratto di 3 anni, il club, il presidente è stato molto chiaro in quello che noi potremo fare, perché comunque si ripercorrerà anche quest'anno, negli anni futuri, in base a delle situazioni, ecco, che sono compatibili con il club.
Però il progetto di cui abbiamo parlato con il Presidente sarà quello, ecco, di cercare nel più breve tempo possibile di far diventare Napoli di nuovo un'alternativa credibile alle solite note, ecco. Questo è importante, il Presidente lo sa. 14 anni che il Napoli è riuscito ad entrare in Europa, io penso che questo sia stato veramente un qualcosa di importante, significa che comunque c'è stata una gestione giusta. In questi 14 anni si è vinto uno scudetto, l'anno scorso è stata un'annata sicuramente non positiva sotto tutti i punti di vista. Oggi c'è da ricominciare, c'è da ricostruire, ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà un po' di pazienza. Io sono del pensiero del chi ha tempo non aspetti tempo, e quindi cercheremo in tutti i modi di prenderci questa responsabilità, perché noi dobbiamo prenderci la responsabilità affinché il Napoli diventi di nuovo veramente un'alternativa credibile alle solite note, a chi di solito vince sempre lo scudetto. Questo è il progetto. Mi ha dato entusiasmo, mi ha dato qualcosa, ho sentito qualcosa in pancia, e niente, quindi siamo qui e non vediamo l'ora di iniziare. L'altra domanda non mi ricordo poi che cosa ho risposto a tutto. Sì, no, se era sempre stata nella sua testa la prima scelta il Napoli, o ha avuto anche altri club in questo periodo che l'hanno contattata? Ma io ho avuto, ma sai, di mercato si può parlare, si può dire e non dire, quindi sì, dall'estero era arrivata qualche proposta anche interessante, però c'era un discorso avviato, ecco, col Presidente, in cui c'era una promessa che ci saremmo rivisti e a bocce ferme avremmo deciso nella giusta maniera di lavorare, se voler lavorare insieme, indirizzare insieme la barca dove dobbiamo andare, oppure di continuare ognuno, ecco, per la propria strada. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto, nella voglia, nella determinazione, nell'ambizione. Ripeto, abbiamo voglia comunque di ricominciare, in primis il Presidente e tutto il club, per cercare di ridare di nuovo stabilità, costruire fondamenta solide affinché si possa fare di nuovo qualcosa di importante, che però poi duri nel tempo e non che evapori, ecco. Forse lo hai spento tu? Prova, ecco, questo funziona. Prima della domanda della RAI chiedo la cortesia a tutti di una sola domanda, così cerchiamo di dare spazio a tutti. Prego, RAI. Buonasera mister, buonasera Presidente, Massimo Proietto di RAI Sport. Intanto le chiedo come è riuscito il Presidente De Laurentiis a convincerla a scegliere come meta Napoli, poi che effetto le fa, comunque vado contro quello che mi dicevi poc'anzi, che effetto le fa allenare al sud e poi il feeling con la piazza di Napoli. Tre domande addirittura. Un feeling particolare, sono brevissime. Guarda, prego. Tu parli ad un uomo del sud, perché io sono nato a Lecce, quindi conservo le mie origini, le mie radici, e quindi so cosa significa vivere al sud. So cosa significa e cosa rappresenta anche per il sud il calcio. Quindi per me non è altro che un ritorno a casa da allenatore di una grande squadra, un po' della rappresentante, no? del sud. E quindi per me, ripeto, è una grandissima soddisfazione, anche un onore comunque tornare nel sud da allenatore della squadra che alla fine rappresenta un po' il sud, ecco. Guido, vai. Gazzetta dello Sport. Buongiorno, mi
mister, Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport. Si sente? Microfono vicino alla bocca, grazie. Volevo chiedere, lei parla di una ricostruzione che parte dalle fondamenta. Quanto tempo, secondo lei, servirà poi per vedere qualcosa di concreto, qualcosa che porti un buon risultato, quello che lei e il Presidente progettate di avere? Sì, io ripeto un po' le parole, no, del Presidente, che ha parlato di ricostruzione e di ricreare di nuovo quelle basi importanti, quelle fondamenta importanti, come ho detto prima, per cercare di essere competitivi. Come ho detto prima, chi ha tempo non aspetti tempo, quindi se lei mi chiede, per me già domani, ecco, io partirei subito a fare battaglia sotto tutti i punti di vista. Poi però bisogna anche un pochettino essere realisti, bisogna tenere conto che 2 anni fa si è vinto lo scudetto, però la cosa più imminente adesso, no, quello con cui si deve comunque riflettere, il presente di oggi, è che l'anno scorso comunque la squadra è terminata a 40 punti di distacco dalla squadra che ha vinto il campionato, a 20 punti di distacco dalla seconda, comunque distacchi abissali che l'ha portata poi al 10° posto e fuori dopo 14 anni dalle competizioni europee. Questi sono dati che comunque non bisogna mettere la testa sotto la sabbia e pensare che si cambia allenatore e tutto diventa facile o possa tornare in 4-4-8 come prima. Io quello che ho detto, ripeto, c'è un progetto, non possiamo, secondo me, tra virgolette, competere con le solite note per il monte ingaggi, non possiamo competere eventualmente per degli investimenti, perché stiamo parlando di altre realtà, però noi possiamo competere creando delle basi solide, fatte del lavoro, della cultura del lavoro, di voglia, determinazione, sacrificio. Quando io, ecco, ho detto dobbiamo lavorare, il napoletano dice ma fatica, questa è la verità in assoluto, e su questo non ci può battere nessuno, non ci deve battere nessuno. Se qualcuno può essere più forte a livello di monte ingaggi o a livello di investimenti e tutto, non possiamo comunque farci niente, anche perché ci sono realtà diverse. Però sulla cultura del lavoro, ripeto, sulla mentalità, la determinazione, la fatica, la voglia di affrontare, la voglia di vincere, la voglia di ammazzare sportivamente chi ci sta davanti, ecco, su quello non dobbiamo essere secondi a nessuno. Se riusciamo a fare questo, io penso che comunque quell'altro gap lo possiamo colmare in tempi anche, non lo so questo, però cercheremo di accorciarli questi tempi, anche perché voi sapete bene che io non ho tanta pazienza da questo punto di vista a fare il comprimario, ecco. Corriere della Sera, a seguire il Corriere dello Sport. Buongiorno, sono Monica Scozzafava, Corriere della Sera, benvenuto intanto. Grazie. Lei arriva a Napoli, l'ho detto prima, dopo una stagione sicuramente non positiva, quindi arriva anche in un momento di scoramento da parte della tifoseria, però ha visto qui fuori cosa c'è per lei e quindi tanto entusiasmo. Arriva anche in un momento di difficoltà, nel senso, abbiamo letto in questi giorni di mal di pancia di alcuni giocatori. La sua carriera e anche il suo temperamento insegna che nelle difficoltà lei, come dire, si esalta maggiormente, dà il meglio di sé. Come sta gestendo in questi primissimi giorni queste difficoltà rispetto a giocatori che lei ritiene fondamentali e che invece avrebbero espresso volontà diverse? Grazie mille. Ma le stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro con il presidente prima di parlare di altri aspetti contrattuali o di parlare di aspetti economici che fanno parte del contratto.
Io ho voluto una sola rassicurazione dal Presidente, che era quella che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi magari poteva anche prendere altre strade fuori da Napoli. Quindi su questo sono stato molto categorico, molto chiaro, anche perché se poi parliamo di progetti, se poi parliamo di Piazza di Napoli che è di riscatto, se poi parliamo di ricostruzione e pensiamo poi di dar via i giocatori migliori, ma allora è tutto un controsenso. E quindi da questo punto di vista mi ho trovato grandissima condivisione, non al 100%, al 200% da parte del presidente, da parte del club. E ho parlato anche con i ragazzi, ho chiamato tutti i ragazzi perché avevo voglia di conoscerli, anche di fargli capire un po' le mie idee e quali fossero i nostri orientamenti. Ho sentito anche cosa avevano loro da dirmi, e però alla fine se ci sono i problemi li risolvono, perché alla fine poi la decisione è sempre mia. Quindi i giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli. Questo deve essere chiaro a tutti, è il messaggio che deve arrivare anche a tutti, visto che c'è chi parla di confusione a Napoli. A Napoli non c'è nessuna confusione, c'è chiarezza di idee. Noi sappiamo che fare e lo faremo. Questo deve essere molto chiaro. Comunque, su questo argomento, ecco, penso che qui abbiamo la fortuna di avere il presidente che può intervenire e dire quello. Perché... Ma Monica è stata, come al solito, estremamente signorile nel non fare nomi, però è chiaro che si riferiva a due soggetti, uno Kvara e l'altro Di Lorenzo. Di Lorenzo è un giocatore straordinario ed è un uomo straordinario di grande livello, e quindi io posso capire che si sia anche sfastidiato, come lo eravamo un po' tutti quanti alla fine nelle ultime partite, per cui probabilmente si è sentito un momentino abbandonato. Io gli ho spiegato che questo non era assolutamente possibile, abbandonare una persona come lui del suo livello, però voi sapete, poi i giocatori sono comunque dei ragazzi giovanissimi e quindi molto spesso sono carichi e altre volte si possono anche scaricare. Adesso speriamo che con l'europeo questa ricarica, soprattutto dopo la fortunosa vittoria dell'altra sera, pareggio dell'altra sera per cui si sono qualificati, possa aver ristabilito anche in quell'ambiente una certa serenità. Per quanto riguarda Kvara, con Kvara non ci sono dei problemi in quanto noi abbiamo un contratto. Io mi siederò con il nostro Giovanni Manna e con Andrea Chiavelli e con il ragazzo e il suo agente, gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale e comunque, quindi, voglio dire, i problemi non li vedo per lui. Poi si può dire tutto quello che uno vuole, ci possono essere anche chi contra legem fa dei contatti e delle offerte ai giocatori senza essere stati autorizzati dal club, per cui uno, se volesse, potrebbe anche richiamarli all'ordine, visto che poi, tra l'altro, in quel club c'è uno che fa anche il presidente dell'ECA, per cui dovrebbe presiedere più che comandare 270 società di calcio. Però io ormai, dai miei 75 anni, non mi meraviglio più di chi è corretto e di chi è scorretto. Io cerco sempre di essere corretto, perché è una cosa che mi hanno insegnato i miei e che non abbandonerò mai. Bene, grazie.
Corriere dello Sport. Salve mister, benvenuto. Grazie. Corriere dello Sport. Si sente? Sì, mi vicino la bocca per favore. Vai. Si è parlato di due o tre calciatori, adesso ne faccio io una domanda su un altro importante, che è Osimhen, che è stato capocannoniere due campionati fa. Mi sente meglio? Sì, salve, benvenuto. Ho sentito. Okay. Le chiedo se ha parlato anche con Osimhen in questo periodo e cosa pensa del potenziale offensivo del Napoli, che insomma è stato molto molto importante nella vittoria dello scudetto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Sì, faccio giusto una chiosa finale a quello che aveva detto il presidente rispetto a prima, sottolineando un fatto molto importante per me, fondamentale, perché Di Lorenzo, oltre ad essere un giocatore top, e lo conosciamo tutti, capitano del Napoli, ha vinto lo scudetto, ha vinto gli europei, un giocatore veramente bravo, io lo considero veramente una persona molto per bene, molto importante anche nello spogliatoio. Lo stesso dicasi anche per Kvara. Io penso che l'anno scorso sia stato comunque un'annata dove anche poi la frustrazione ha portato a delle situazioni che non erano proprio limpide. Detto questo, anche i calciatori sanno benissimo che ci stanno le difficoltà, quindi siamo tutti uomini, bisogna, ripeto, rimboccarsi le maniche tutti quanti insieme, con grande stima reciproca, con grande fiducia, sapendo che ho a che fare con degli uomini, con dei bravi calciatori e niente, è ricominciare quest'anno, sapendo che quest'anno deve essere anche una stagione di rivalsa, questa è per finire. Per quello che riguarda Osimhen, così come sapevo benissimo della situazione sia di Kvara, di Lorenzo, di Dobotka, di Anghissà, di tutti questi calciatori, dove comunque, ripeto, io ho posto un veto assoluto, e so benissimo la situazione che c'è per Osimhen, perché comunque so benissimo che il club ci sono degli accordi, e quindi è una situazione totalmente diversa rispetto alle altre, quindi una situazione dove io assisto. Poi se mi chiedete del calciatore, stiamo parlando di un giocatore di livello altissimo, di livello eccezionale, però non posso entrare assolutamente oggi in alcun discorso di Osimhen, perché ripeto, fa parte di accordi precedenti che mi sono stati detti e io ho accettato assolutamente. Adesso abbiamo cronache di spogliatoio e seguire il fanpage. Salve, Costantino Giannattasio, cronache di spogliatoio. Allora, ai tempi del Tottenham, in una conferenza stampa, lei ha citato una frase del suo caro amico Pantaleo Corvino, che diceva che nella vita si può sbagliare la scelta della moglie, ma non quella del portiere e dell'attaccante. Su Osimhen ha già risposto, le volevo chiedere su Meret e Caprile quale sarà la sua scelta. Grazie. Sì, effettivamente diciamo che l'ossatura, no? L'ossatura della squadra, la spina dorsale, comprende anche il difensore centrale e il centrocampista, oltre al portiere e all'attaccante, come giocatori fondamentali importanti. Come ha detto lei, no, Osimhen ho già risposto. Per quello che riguarda Meret è il nostro portiere, gode della massima fiducia da parte mia. Ho già parlato con lui sa benissimo quali sono oggi le mie richieste personali nei suoi confronti. Penso che stiamo parlando di un portiere che ha delle grandi potenzialità. Da parte mia gode la massima stima, la massima fiducia. Al tempo stesso sta arrivando anche Caprile, che lo stavo seguendo perché comunque
sta facendo un percorso importante, ha fatto un percorso importante, prima a Bari, l'anno scorso facendo la salvezza all'Empoli, e adesso sta con noi, quindi noi abbiamo la fortuna di poter contare su due portieri che possono essere il presente e il futuro del Napoli per parecchi anni. Buonasera mister, buonasera presidente, Sergio Chiesi, fanpage. Lei prima ricordava il decimo posto dello scorso anno, lei ha preso la Juventus settima e ha vinto tre scudetti consecutivi, ha preso il Chelsea decimo e ha vinto la Premier, ha preso l'Inter che non vinceva da 10 anni e nel giro di 2 stagioni ha vinto. Buffon ha detto il suo arrivo alla Juve fu come un elettroshock, ci racconta cos'è questo effetto elettroshock, come si approccia ad una nuova realtà e cosa vede in comune rispetto a quelle esperienze precedenti in questo Napoli? Grazie. Guarda, è l'unica esperienza sicuramente in comune che io posso vedere è il Chelsea, no? Perché il Chelsea 2 anni prima aveva vinto lo scudetto, aveva vinto la Premier League, poi l'anno dopo avevano mandato via l'allenatore e praticamente arrivarono decimi. L'anno dopo noi vincemmo la Premier League. Sinceramente penso che sia stato fatto veramente qualcosa di incredibile, anche perché sapete benissimo che in Premier League ci sono superpotenze, non ce ne sono solo 3, 4, ce ne sono di più, e quindi riuscire poi dal decimo posto a vincere la Premier League l'anno dopo è stato veramente qualcosa di incredibile come situazione. Quello che io non posso promettere, ecco, che non posso, sì, quello che non posso promettere è sicuramente è la vittoria. Questa non la posso promettere perché ne vince solo una. Io quello che posso promettere è che inizieremo un percorso dove noi dovremo essere competitivi per la vittoria. Poi sapete benissimo che la vittoria ne vince solo una ed è molto difficile. E quindi ripeto, non, come dico spesso, testa bassa e pedalare. Oggi bisogna parlare poco, tutti, c'è l'allenatore, il club, i calciatori, noi dobbiamo solamente fare i fatti. Oggi c'è poco da dire, c'è poco da fare proclami o dire ok, l'anno scorso siamo arrivati decimi, quest'anno rompiamo tutto, spacchiamo tutto, facciamolo, ma facciamolo con i fatti, non a chiacchiere, perché ripeto, io sono una persona del fare, ecco, il dire o cercare di vendere aria fritta, no, non sono il tipo, ecco, sono una persona molto essenziale in tutto e per tutto, non sono neanche tanto paziente, questa purtroppo o per fortuna è la mia forza, e quindi noi dobbiamo stare zitti quest'anno, dobbiamo stare zitti e pedalare e cercare di recuperare quello che abbiamo perso l'anno scorso. Ecco. Ecco, chi non sta zitto è il professor Trombetti, che è un nostro ospite, ma è anche giornalista di varie testate, e ci ha chiesto la possibilità di fare una domanda. Grazie, mister Conte, innanzitutto benvenuto nella più bella città del mondo. No, non la vedo però. Con il più bel pubblico del mondo, con i più bei giornalisti del mondo, cioè insomma qua c'è solo il più bel presidente okay. Del mondo, c'è solo bellezza. Detto questo, la città ha un rapporto identitario con il calcio, una simbiosi. Benedetto Croce pare, dicesse io di calcio non capisco niente, ma quando vinci il Napoli sono più contento. Questo tanto per descriverle il tipo di atmosfera. Ora, Napoli in particolare, la regione Campania in generale, vivono un momento di grande crescita, turismo, i cantieri che si aprono, il PIL pro capite che cresce, lo dice la Banca d'Italia, lo Svimez, lo dicono tutti. La sua personalità fa sì che il suo arrivo a Napoli sia considerato coerente con questo clima di ottimismo. Per lei sarà un peso o sarà, come io penso, un forte stimolo? Grazie. Ma che Napoli,
come ha detto lei, sia una città bellissima e anche in forte espansione sotto tutti i punti di vista, no? Perché poi i telegiornali sentiamo tutti, e i media, i giornali li leggiamo e vediamo che comunque Napoli in questi ultimi anni sta crescendo in maniera veramente esponenziale, come giusto che sia, come giusto che merita la città e il popolo napoletano, questo è fuori dubbio. Sicuramente il calcio è un veicolo trainante per la città, questo è fuori dubbio. Come dicevo prima, la passione che c'è a Napoli, al di là, ecco, del calciatore, al di là dell'allenatore, al di là della proprietà, ci sarà sempre, perché comunque Napoli è malata di calcio, e quindi, ma malata in senso positivo, cioè, capiamo, quindi ci sarà sempre questa forte passione, questo entusiasmo, questa cosa che comunque coinvolgerà tutti. Io penso, ecco, che in maniera obiettiva è inevitabile che la città debba andare e migliorare per proprio conto, perché comunque sono due cose, ecco, il calcio e quello che si fa a livello di miglioramento della città sono due cose che possono andare di pari passo, però io penso, ecco, che chi è in dovere di migliorare la città, di continuare a far progredire questo, si debba prendere la responsabilità di continuare a fare quello che sta facendo, facendolo anche molto bene. Noi, né io, né l'allenatore, né il calciatore, siamo partecipi di tutto questo e cercheremo, ecco, con il calcio di coinvolgere sempre di più, ecco, il popolo napoletano, ma noi diciamo, ecco, che noi dobbiamo solamente assecondare, ecco, questa passione, questa voglia, e cercare, ecco, di andare di pari passo, sarebbe bellissimo vedere continuare a crescere Napoli sotto tutti i punti di vista, a livello di economia, a livello di tutto, perché ripeto, Napoli è una città veramente unica al mondo, e di pari passo sarebbe bello vedere il Napoli combattere come ha fatto, ecco, in passato, magari cercando con più frequenza di portare più gioia, ecco, ancora. Prossime domande, Sky, Il Mattino e La Repubblica. Buonasera, buonasera Presidente, buonasera Conte, benvenuto. Grazie. Resto sul tema a questo punto. Le chiedo se proprio per la meravigliosa straordinarietà di questa città, per quello che trova dopo un anno qui molto complicato, è questa, da uomo del Sud, lei che è tornato in Italia, che ha voluto nuovamente il suo calcio, se è questa la più affascinante, intrigante, al tempo stesso complicata sfida della sua carriera da allenatore? Guarda, è una sfida che sicuramente arriva nel momento giusto. Penso che di essere un allenatore che comunque ha maturato esperienze che mi portano ad affrontare questa affascinante sfida con grande entusiasmo, con grande voglia. Più di una persona onestamente mi ha detto: ma non hai paura di andare ad allenare il Napoli? Ho detto: ma paura di chi è? Per me è un piacere, sapendo le difficoltà della sfida, però chi mi conosce sa benissimo che a me non mi ha regalato mai niente nessuno, mai. Voglio trovare una persona che viene qui e dice: ma tu mi devi qualcosa, perché io quello che l'ho conquistato sempre, col sudore, col sacrificio, con la fatica, ed è questo che è quello che mi hanno insegnato i miei genitori. È quello che cerco di trasmettere a mia figlia, che è qui, è quello che cerco di trasmettere ai miei calciatori, perché ripeto, noi dobbiamo capire che abbiamo la fortuna, il privilegio, il Signore ci ha dato il talento, però dobbiamo anche sapere che il talento
senza la voglia di lavorare, senza la voglia di sacrificarsi, senza a volte anche l'ossessione, ecco, di migliorarsi, non è niente. E quindi, ripeto, io so che questa esperienza, questa sfida arriva nel momento giusto per me come persona, e, perché ripeto, proprio voglio di godermi di godermi proprio questa passione, questo entusiasmo, e cercare di ricambiare, perché poi la cosa per me più difficile sarà di cambiare, ecco, l'entusiasmo e questa passione, questa è la cosa più difficile, però sono convinto, ecco, di poterlo fare, perché ci metterò tutto quello che ho, come ho sempre fatto in passato, questo che sia chiaro. Il Mattino, prego. Mister, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Emiliano Marotta. Parlava di uomo del fare. Tra pochissimo, inizio luglio, si parte per il ritiro. Con quale percentuale si augura di poter cominciare fin da subito a lavorare? Insomma, percentuale di squadra al completo, e poi un flash. Se vuole commentare le dichiarazioni recenti di Lukaku, che ha detto, a proposito di allenatori, che lei è il migliore per distacco di tutti quelli che ha avuto e che avrebbe piacere ad allenare ancora lei. Grazie. Ad essere allenato ancora da lei. Grazie. Sì. Sicuramente c'è tanta voglia, no? Tanta voglia di riniziare la nuova stagione. Parlando con il club, ecco, quando succedono questo tipo di cose, no? Come l'annata scorsa, dove sembrava non funzionasse niente, non bisogna comunque farsi prendere dal panico, bisogna comunque essere molto freddi, analitici, fare le giuste considerazioni e prendere le giuste decisioni. Io penso che noi come rosa di giocatori, comunque la maggior parte di loro verrà confermata, perché li considero dei giocatori validi sotto tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche come uomini. Cercheremo di fare quelle cose che non saranno tante, però dovranno essere delle cose mirate affinché ci possano portare dei benefici e ci possano portare a rinforzarci, ecco. Questo sicuramente cercheremo di farlo, ecco perché quando parlavo di costruire basi solide, le competenze sono importanti anche nello scegliere i calciatori, di fare un'analisi giusta, perché comunque io so anche che forse il mio più grande pregio è quello di riuscire poi a migliorare il calciatore, ecco. Quindi il mio obiettivo è migliorarlo, spesso e volentieri ci sono riuscito, so che posso contare su una buona base qui a Napoli, è inevitabile che poi ci saranno ancora da qui, dopo gli europei, il mercato poi fino agosto è sempre un po' aperto, ci saranno poi delle situazioni in entrata e uscita che noi cercheremo di fare nel migliore dei modi, rispettando sempre, ribadisco, i nostri parametri. Questo deve essere molto, molto chiaro, però cercheremo di fare delle cose giuste affinché possiamo diventare più forti. Questo deve essere chiaro, ecco. Per ciò che riguarda Romelu, stiamo parlando di un ragazzo, cioè di un calciatore forte, cioè, stiamo parlando di, come Osimhen, di calciatori eccellenti, cioè non c'è nessun commento da fare, ecco, c'è solo da ammirarli quando giocano e sperarli sempre di averli dalla propria parte, mai contro, ecco, questo. Sì, salve, buon pomeriggio, sono Pasquale Tina di Repubblica, vorrei chiederle innanzitutto benvenuto. Grazie. Qual è il reparto che il Napoli dovrà rinforzare di più sul mercato? E visto che se ne parla tanto, buongiorno, è un obiettivo del Napoli, grazie. Guarda, i numeri spesso non dicono la verità, no? Però comunque ci sono i numeri che a prescindere debbano far fare delle riflessioni.
L'anno scorso il Napoli ha preso 48 gol, ha finito per essere la decima peggior difesa del campionato e stranamente siamo finiti decimi. Ma il dato ancora più un pochettino che lascia un po' sconcertati è il fatto che noi abbiamo subito 27 gol in casa giocando al Maradona, la quindicesima peggior difesa della Serie A, perché fuori casa, subendone soli 21, praticamente eravamo la miglior quinta difesa della Serie A. Quello che sicuramente bisogna fare è ritrovare un equilibrio, perché io non ho mai visto squadre che vincono comunque, che si qualificano per la Champions con delle difese che prendono tantissimi gol. Io parto dal presupposto che nel calcio, se vuoi avere un fine vincente, ci deve essere sempre un equilibrio. Il troppo offensivo non porta a nessuna parte, il troppo difensivo non porta a nessuna parte. Quindi bisogna sempre trovare la giusta via di mezzo, cercare di equilibrare. Io penso che la prima cosa che noi dobbiamo fare è un attimo fare delle riflessioni e il capire, perché poi quando prendi gol non è questione esclusivamente dei difensori o del portiere, così quando fai gol è tutta la squadra che lavora in fase difensiva o non lavora in fase difensiva, è tutta la squadra che lavora in fase offensiva o non lavora in fase offensiva. E quindi noi facendo delle analisi sicuramente vogliamo comunque apportare dei correttivi. Girano tanti nomi e cercheremo di trovare il profilo migliore, ripeto, rispettando sempre determinati parametri, questo deve essere chiaro. La difesa cercheremo di fare qualcosa, sia da un punto di vista tattico che a livello proprio di cambio generazionale di uomini, per dare più equilibrio, per dare più sostanza. Questo è molto, deve essere chiaro. Ecco. Sport Italia, vabbè. E a seguire il Roma. Manuel Parlato, Sport Italia. Benvenuto. Grazie. E a proposito, complimenti per il napoletano, ma fatica, però le lancio un altro slogan, sì. Vediamo come se la cava. Scordiamoci il passato sì. Recente e stava parlando prima di identità tattica, che tipo di identità? Si immagina uno stravolgimento, ecco, entriamo nello specifico della difesa, si immagina il solito vestito di Antonio Conte con una difesa a tre, ovviamente immaginando quello che sarà il mercato, non entrando però nello specifico dei nomi. Grazie. Guarda, hai perfettamente ragione, perché il passato ormai è passato, no? Però penso che nei momenti di difficoltà o nei momenti anche ogni tanto bisognerà vedere, no? E due anni fa abbiamo vinto lo scudetto, l'anno scorso comunque è stata un'annata sicuramente da dimenticare. Scordiamoci il passato, è giusta, però penso, ecco, che il dolore ce lo dobbiamo portare un po' dentro, perché quel dolore ci aiuterà quest'anno a fare qualcosa, quel qualcosa in più di cui noi abbiamo bisogno. Questo è fuori dubbio, quindi non, per quello che riguarda poi da un punto di vista tattico, le caratteristiche dei calciatori sono molto importanti. Ecco, noi abbiamo dei calciatori soprattutto a livello offensivo importanti con determinate caratteristiche. Io penso che l'allenatore bravo è quello che mette i propri calciatori nelle condizioni di esaltare le loro caratteristiche. Non andrò mai dietro a una mia idea per snaturare i calciatori che ci sono. Io cercherò di utilizzare sempre l'idea giusta per esaltare le caratteristiche dei calciatori. Quindi da un punto di vista tattico penso che saremo molto duttili, perché
poi ci voglio lavorare con questi ragazzi, perché adesso stiamo parlando, io sto parlando comunque su cose viste in televisione, su calciatori visti in televisione, però poi la sostanza è quando io li ho sotto mano, percepirò veramente la forza, le caratteristiche di ogni singolo calciatore. Però una mia idea ce l'ho già, ti ripeto, noi saremo duti da un punto di vista tattico, però la voglia sarà sempre quella di fare un gol in più dell'avversario, questo è fuori, altrimenti non vinciamo. Quindi. Buonasera, buonasera, ben trovato, Salvatore Cagliazzi di Roma. Le volevo chiedere, chi conosce bene i suoi metodi sa che fa lavorare molto, quanto può essere utile non avere le coppe durante la settimana e quindi allenare il suo gruppo per 6 giorni, 5 giorni fino alla partita? Grazie. Ma guarda, io parto da un presupposto che faccio lavorare il giusto, si dice, nel senso che o sono altri che non lavorano, perché per me, se io paragono il mio lavoro rispetto a quello che ero abituato da fare da calciatore, io penso che a livello di fatica forse noi facciamo un terzo oggi, perché comunque nella modernità del football il pallone è diventato un mezzo molto più utilizzato, no? Quindi anche da un punto di vista fisico si utilizza più il pallone, perché si distraggono, perché comunque non ci pensano e fanno meno fatica. Però io penso che a volte la fatica bisogna farla, bisogna sentirla, perché nella fatica che tu impari a conoscere te stesso, impari a reggere lo stress, la pressione, la difficoltà. E quindi diciamo che dietro il metodo lavorativo c'è una filosofia, da questo punto di vista, filosofia che ho comunque creato nella mia testa dopo 15 anni e 20 anni di carriera calcistica, avendo anche il piacere di essere comunque allenato da un punto di vista fisico da un figlio di Napoli, che mi piace ricordare, che è Gian Piero Ventrone, che purtroppo non c'è più. E quindi noi lavoreremo il giusto per migliorare, questo deve essere chiaro a tutti quanti, e lo faremo senza né se né ma, questo è fuori dubbio. Tutto sport. Ciao mister, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti una cosa, perché hai parlato di assecondare le caratteristiche dei calciatori, quindi sì, senza snaturarli, e quindi di conseguenza anche creare il modulo giusto. Ma un calciatore come Kvaratskhelia, sì, intendo che lui rimanga, che si trovi anche la quadra per farlo restare. Rimane? No. Perfetto. Rimane. No, perché sento delle perplessità, ripeto. Non bisogna averne, perché se no, cioè non, ripeto, sono stato molto categorico su, perfetto, questo. Non vorrei neanche che in futuro ci sia di nuovo questo ritornello, meno, perché deve essere chiara questa cosa. No, ci stai dando una bellissima notizia, ecco. Quindi la, ma no, ma gliel'ha data il presidente pure, sì, prima. Sì. Kvaratskhelia, sì, che qui a Napoli è stato esaltante nel ruolo di esterno nel 4-3-3, sì, pensi che possa fare altrettanto anche nel modulo che utilizzi in genere 3-4-2-1 oppure no? Grazie. Kvaratskhelia è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti, è un giocatore che... ce ne sono sempre di meno con queste caratteristiche, ecco perché diciamo non è un capriccio il voler tenere Kvara, lo considero un giocatore veramente forte, così come Di Lorenzo, forte nell'uno contro uno se sta sulla fascia in banda, ma è anche un giocatore che quando viene dentro comunque è anche un fantasista, e quindi crea delle situazioni non solo a livello suo di gol, ma anche di assist molto, molto importante, forte l'uno contro uno sia giocando esterno che venendo dentro. Quindi quello che faremo con lui sarà proprio di esaltare le sue caratteristiche, quindi portarlo a volte dentro, a volte sull'esterno.
Io penso che se Kvar lo tieni sistematicamente dentro al campo, un po' lui perde quella sua libertà mentale, io penso. Ecco. Invece è un giocatore, ripeto, che noi dobbiamo assecondare le sue caratteristiche e quindi faremo questo, ma faremo questo con lui, faremo con i giocatori che abbiamo in rosa, abbiamo Politano, abbiamo Gonge, abbiamo Lindstrom, cioè tutti i giocatori che comunque hanno capacità di saltare l'uomo l'uno contro uno, ma al tempo stesso hanno capacità anche di giocare dentro il campo. Quindi l'idea tattica è molto, molto chiara. Dovremmo solo decidere quando vorremmo difendere a volte 5 canali con 5 giocatori, perché magari le squadre sono forti, molto più forti, o difenderlo con 4 e accettando l'inferiorità numerica quando ci attaccano, solo quello. Però poi la costruzione, il modo di attaccare sarà sempre molto simile. DAZN e a seguire Radio Kiskis. Buon pomeriggio mister, buon pomeriggio presidente. Volevo chiederle come ha letto lei le parole di Ibrahimovic, che qualche settimana fa l'ha definita più manager che allenatore, visto che prima ha descritto il lavoro di campo, ha descritto il migliorare i giocatori come uno dei suoi punti di forza, e si è stato stupito tanto quanto noi da queste parole e anche da non essere cercato da un'altra big del nostro campionato. No, assolutamente, nel senso che io rispetto tutti. Adesso non ricordo bene cosa lui abbia detto, ha detto che mi considera più un manager, ma io mi considero un manager, il presidente lo sa benissimo, mi considero un manager da un punto di vista tecnico, da un punto di vista gestionale, nell'allenamento, voglio avere voce in capitolo, e magari da qualche altra parte forse questo poteva dar fastidio, ecco. Buonasera, buonasera mister, Walter De Maggio, sono qua. Ciao mister, buonasera. Ah, ecco. Ciao, ben arrivato. Grazie. A Napoli. Grazie. Ben arrivato a Napoli. È bastato il tweet del presidente che ha annunciato il tuo arrivo a Napoli per scatenare l'entusiasmo. Ovviamente c'è aspettativa, l'entusiasmo che hanno, visto che hai nominato Meret e Di Lorenzo, in nazionale ci sono anche Raspadori e Foloruscio. Sì. Il Napoli ha investito moltissimo su un talento come Raspadori e ha allevato un altro talento come Foloruscio. Tra le tue intenzioni ci sono quelle di completare il percorso di crescita di Raspadori e di Foloruscio e farli diventare due giocatori ancor più importanti di quello che sono? Sì, assolutamente. Ma il compito mio non riguarda solamente il discorso di Floruscio, Raspadori, cercarli di migliorarli, cioè, l'obiettivo mio è cercare di migliorare tutti i calciatori della rosa, perché comunque io penso che finché non smetti di giocare a calcio tu fino all'ultimo giorno hai possibilità di migliorarti, cioè, questo deve essere chiaro. Ho sentito sia Floruscio, che un ragazzo che anche lui, così come Caprile, ha fatto un percorso, sta facendo un percorso importante, perché è passato dal Bari, sfiorando la promozione in Serie A, al Verona, essendo anche un elemento importante per la salvezza del Verona. Oggi c'è questa nuova sfida, è un altro step in più che lui si appresta a fare. È un giocatore che ha qualità fisiche impressionanti, sicuramente Floruscio è uno di quei giocatori che... sono molto molto curioso di conoscere quanto prima, anche per quello che riguarda Jack Raspadori. Raspadori è un calciatore che ha grandi qualità tecniche, secondo me ha grandi margini di miglioramento, è un giocatore che a noi comunque ci può dare tanto, ma come dicevo prima ho veramente necessità e voglia di conoscerli quanto prima questi calciatori, perché una cosa guardarli in televisione è una cosa, averli sotto mano e capirne le potenzialità e dove poterli migliorare, no? Nella ricezione, nella qualità della giocata, nel fargli vedere la giocata da un punto di vista fisico, sulla forza,
Si può lavorare sotto tanti punti di vista per rendere i propri giocatori più forti. L'importante è che c'è la voglia, ecco, c'è la voglia da parte nostra e c'è la voglia anche da parte del calciatore di voler migliorare. Ecco. Adesso abbiamo Canale 21 e a seguire Canale 8. Sì, salve Antonio Conte, Team Prota, Canale 21, benvenuto. Grazie. Grazie per aver ricordato Ventrone, perché al di là della conoscenza personale anche la sua fatica, il suo modo di far lavorare i giocatori sono conosciuti, ma non conosco altrettanto bene il modo in cui fa lavorare Antonio Conte. Ci può svelare un piccolo segreto, un qualcosa, perché questo spogliatoio ha sicuramente bisogno di una scossa. Cosa farà? Quale sarà la prima scossa che lei cercherà di dare? Grazie. Ma la scossa, io penso che la scossa la si dia sempre con l'esempio, no? Perché io penso che comunque chi è a capo di un gruppo, chi dovrebbe essere un leader, tu la leadership te la conquisti con l'esempio, non chiedendo. Allora io penso che la prima cosa che dovrò fare, ma come ho sempre fatto, sarà l'esempio di dare ai miei calciatori, fargli vedere che io sono pronto a dargli tutto, sono pronto a proteggerli su tutto, sono pronto a mettermi davanti a tutto, e per loro mi devono dare tutto. Questa è la base proprio, questa è la base del rapporto, ecco. Quindi quando, ecco, una cosa che mi fa arrabbiare è quando non vengo corrisposto nella maniera giusta, ecco. Questo sicuramente mi fa capire che alcuni non sono adatti al mio modo di pensare, perché voi sapete benissimo, all'inizio è sempre tutto rose e fiori, no? C'è un percorso, diciamo, c'è un percorso da fare tutti insieme, all'inizio sono tutti disponibili, tutti. E il problema è che tante volte non sanno che tipo di percorso è, la difficoltà del percorso, le cadute che si fanno, le lacrime che ci sono, la fatica, il sudore, e tanti poi che fanno? Prendono durante il percorso come la tappa del ciclismo, no? Che piano piano poi li perdi. Io mi auguro, ecco, di trovare tanti calciatori pronti a voler seguire questo percorso, perché una volta che segui il percorso e arrivi alla fine, sicuro al 100% che questo percorso non lo abbandoni più, ecco. Quando mi parlano di mentalità, di cultura, è arrivare alla fine di questo percorso. Una volta che tu arrivi alla fine di questo percorso, lo fai tuo e diventi un vincente, questo è fuori dubbio. Ecco. Guido, siamo alla conclusione. Sì, no? Abbiamo Canale 8, le ultime due o tre domande, poi Cronache di Napoli, Diario As e Radio Napoli Centrale, la chiusura. Buon pomeriggio mister, Italia Mele, Canale 8, buon vento, le faccio un augurio un po' diverso. In una città di mare ci sta bene. Lei ha sottolineato come un po' di dolore da portarsi dentro sia importante, perché serve a ricordare dove si è sbagliato, però nel calcio la consapevolezza è forse tutto. Questo gruppo aveva una consapevolezza altissima di se stesso, poi però l'ha praticamente perso nella scorsa stagione. Lei cosa ritiene di dover fare nell'immediato per riportare questa consapevolezza sulla qualità di una squadra che non ha vinto lo scudetto certo per caso e che quindi di capacità intrinseche deve averne sicuramente tante? Grazie. Sì, diciamo che poi bisogna essere equilibrati e trovare una giusta via di mezzo nello spiegare, no, il perché 2 anni fa si è vinto il campionato e poi l'anno dopo si è arrivati praticamente decimi. Secondo me noi dovremmo essere equilibrati a capire che comunque sì, ma non posso neanche dire che quest'anno dovremmo fare qualcosa di diverso, perché quest'anno sarà totalmente diverso. L'anno scorso il Napoli si è trovato a gestire la vittoria. E la vittoria, gestire la vittoria
è totalmente diverso rispetto a piazzarsi secondo, terzo, quarto, quinto, zona Europa, Champions League. Tu quando vinci le dinamiche cambiano tutte, ma completamente tutte, perché ci sono onori, come dico sempre, che sei bravo, sei bello, fa tutto bene, però ci sono poi oneri da affrontare. E magari dovremmo far tesoro dell'anno scorso per cercare di capire che noi la vittoria la dobbiamo ricercare di nuovo quanto prima e poi essere più bravi a gestirla. Questo noi dovremmo farlo, perché comunque l'anno scorso secondo me la gestione della vittoria non è stata una gestione una buona gestione sotto tutti i punti di vista, altrimenti non ti spieghi il perché ci sia stato questo tipo di annata, ecco, così deludente per tutti, ecco. E si vince tutti, perché due anni fa tutti si è vinto, all'anno scorso si è perso tutti, quindi nessuno deve scendere dal carro sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Però vedremo di fare del nostro meglio, ripeto, facendo anche tesoro delle cadute, e questo dovremmo essere bravi, perché io sono sicuro al 100% che tutte le componenti comunque avranno fatto tesoro. Quando fai tesoro poi ti prepari per un nuovo cammino, un nuovo percorso ed eventualmente mi auguro anche una nuova vittoria. No. Diario. Salve mister, Mirko Calemme, Diario As. Mister, 8 mesi fa a Trento, mentre parlava del momento che dedicava alla sua famiglia e allo studio, sì, disse: quando tornerò sarà molto dura per tutti gli altri. In virtù di questi mesi di studio della piazza che oggi rappresenta, una piazza che ha vissuto con la stessa intensità, con la stessa passione i giorni di Martina Franca e quelli del Bernabeu, e in virtù anche della rosa con la quale inizierà a lavorare a breve, lei che messaggio manda oggi che è tornato agli altri, ai suoi avversari, e se è possibile, visto che se ne parla tanto, una battuta su Rafa Marin, se è un profilo che le piace. Grazie. Ma come ho detto prima, adesso non è il momento di parlare, perché oggi potremmo dire tante di quelle fesserie che ci tornerebbero in faccia quanto prima. Ecco, quindi oggi è il momento di fare per tutti quanti noi, è il momento di fare per il club, per i calciatori, soprattutto per l'allenatore, per il suo staff, per il magazziniere, per chi ci cura il campo, per tutti quanti. Cioè, l'unica cosa che posso dire è questo, cioè, oggi è il momento di fare e non di dire, perché dobbiamo avere dentro veramente quella voglia di rivalsa. Ci ha dato fastidio a me da esterno quello che è successo l'anno scorso al Napoli, ecco, quindi immagino all'interno che tipo di voglia di rivalsa ci sia in tutti quanti. Quindi ripeto, non voglio né dire né fare. Detto questo, non rinnego quello che ho detto 8 mesi fa a Trento, questo è fuori dubbio. Io sono tornato in pista, tornato in Italia, non è che sono venuto per far parte solamente, ecco, della statuina del presepe, presidente. Cioè, questo deve essere chiaro. Ecco. Con tutto, ripeto, è per me veramente è un onore, perché non riuscire a far parte della storia di Napoli, no? Anche con questa statuina è veramente, ecco, qualcosa che mi emoziona, che mi dà veramente tanto. Io ripeto, ho ricevuto tanto, ma non ho dato ancora niente, ed è la prima volta che accade questo, quindi sono in forte debito nei vostri confronti, spero di Cronache di Napoli. Buongiorno, sono qui. Ok.
Marcello Altamura, innanzitutto benvenuto a grazie, Napoli. Grazie. Quando si pensa al Napoli di Conte, oltre che, come diceva il collega, oltre alla difesa a tre, quindi un'identità tattica ben definita, si pensa anche a una squadra tra virgolette risultatista, cioè una squadra che bada più al risultato da portare a casa e magari concede magari poco allo spettacolo. Ecco, Napoli viene da anni, diciamo, di gioco spettacolare, prima con Sarri, con Spalletti. Il Napoli di Conte, ovviamente assunto che siamo a bocce ferme, il Napoli di Conte come si colloca idealmente in questa catalogazione? Grazie. Guarda, io non mi sento di condividere o di sentire, no, il fatto che si possa dire risultatista, giochista, ste cose che sono più da giornali. Io penso che l'obiettivo principale è riuscire a entrare nel cuore della gente e dei tifosi quando tu alleni una squadra. Io che posso essere giochista, risultatista, dove sono stato, comunque sono entrato sempre nel cuore della gente, significa che hanno apprezzato la squadra, quello che faceva, in tutto e per tutto, e comunque poi alla fine diciamo che abbiamo scritto qualche pezzo di storia, ecco, che per me è anche molto importante, perché alla fine possiamo parlare di tutto, del contrario di tutto, poi ti giri e vedi 22-23 Napoli, 23-24 Inter. E questo penso che sia molto, molto importante, perché tante volte poi, sai, si va dietro al fumo. Io non sono per il fumo, cioè io sono per la praticità, e di solito quando le mie squadre hanno vinto sempre come miglior attacco e miglior difesa, o miglior difesa secondo miglior attacco, producendo sempre qualcosa di bello, di accattivante, cioè di... Quindi, ripeto, il calcio oggi, l'allenatore bravo è quello che riesce a coniugare il bello anche al risultato finale, altrimenti diventa tutto un... Voi lo sapete benissimo, il risultato poi ti fa diventare anche brutto, anche se a volte vedo che pure chi magari fa il risultato brutto o... viene poi premiato, no? A livello lavorativo, ecco. Calcio Napoli 24 e chiusura a Chiariello per Radio Napoli Centrale. Mister, qui Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto. Le chiedo cosa promette al presidente De Laurentiis, adesso che è davanti a noi e a tutti quanti, e cosa promette il presidente De Laurentiis a Antonio Conte. Grazie. Ma io penso che è stata una conferenza di promesse da parte mia, quindi le conferenze che ho fatto a voi, le promesse poi indirettamente sono anche promesse fatte al Presidente, perché il Presidente, non dimentichiamo che comunque è un tifoso, no? È il primo tifoso del Napoli, visto che comunque è colui che... in prima persona ne risponde, no? Soprattutto da un punto di vista economico, in tutta la struttura. Cioè, io la promessa che posso fare è quella di dirgli sempre la cosa, non la cosa giusta, perché a volte la posso vedere anche in maniera sbagliata, però dirgli sempre la cosa che penso, ecco. Io non cambierò sicuramente il mio modo di essere, perché io sono una persona, ecco, molto pulita, molto, come mi vedete, se è blu per me, non è che poi devo venirti a dire guarda che è rosso e poi gli deve arrivare il messaggio. Io, se devo dire qualcosa al Presidente, lo sa benissimo che glielo dico direttamente, e anche in questi giorni penso che abbia apprezzato il fatto di questa mia proprio spontaneità e di questa mia proprio
voglia essere, di essere diretto sulle cose, anche perché, come vi ho detto, io non mi fa impazzire, cioè, fare tante chiacchiere, girarci attorno. Io poi alla fine sono uno di sostanza, io dico bene, ok, va bene questo, questo, però poi stringi, qual è la decisione, qual è il risultato, che cosa dobbiamo fare. E, come vi ho detto, alle chiacchiere preferisco i fatti, sotto tutti i punti di vista, ecco, anche nel mio dialogo, anche con voi, con i media, con il tifoso stesso. Anzi, oggi mi sto dilungando molto perché ci dobbiamo anche conoscere a livello di presentazione, però più facciamo e meno parliamo, meglio è per me, ecco. Chiariello, chiudere. Buonasera mister. Sono molto contento di essere qui per un motivo, perché ero uno dei fautori dell'arrivo di Antonio Conte, quindi sono molto contento che lei sia qui con noi. Grazie. Io la consideravo il riattivatore, perché nella figura dell'allenatore operaio, che a Napoli va molto di moda, Sarri, Spalletti, quelli di campo, io la considero un grande elettricista. La luce si spegne, arriva lei, Fiat Lux, no, la parola Fiat meglio non usarla, giusto? Accende la luce. Però lei è diventato anche il pacificatore. A Napoli c'era di tutto di più, il suo arrivo ha pacificato tutti. Il presidente, nell'ultima conferenza stampa, prima che arrivasse lei, ha detto tre cose. I contratti vanno rispettati, pacta sunt servanda, non c'è discussione. Però ha detto anche che una cosa gli ha insegnato l'esperienza di quest'anno, che chi non è contento di restare è meglio che vada via. Ora lei ha detto io do tutto e voglio tutto, e ha detto anche non è vero che tutti sono cedibili, perché io ho detto al presidente questi non si toccano, sì. E il presidente l'ha accettato, ma se alcuni di questi non vogliono restare, non hanno voglia di restare, lei accetterà di perderli perché li vuole motivati, o dirà voi restate comunque, vi motivo io? Guarda, io quello che mi auguro che possa cambiare anche in questo mio percorso, in questi, mi auguro, tre più anni a Napoli, che il Napoli venga visto non come una squadra di passaggio, ma come una meta. Altrimenti continuiamo a fare sempre discorsi su discorsi e su discorsi. Cioè, il calciatore deve venire a Napoli sapendo che comunque sta in una squadra che lotterà per qualcosa di importante ogni anno, e quindi si deve sentire partecipe e responsabile di questo. Altrimenti, se ogni anno a uno gli viene il mal di pancia e non è contento, se non è contento, poi sta con me ogni giorno a fianco, gli racconto due cose, magari mi faccio aiutare a fare l'allenatore. Bene, non, presidente, non, a chiudere. Cioè, ripeto, sto discorso non contento, guarda, io non l'accetterò mai, questo che sia chiara la cosa. Quindi patti chiari, amicizia lunga. Cioè, non contento, se qualcuno non è contento, ribadisco, sta a mio fianco e tutti e due insieme poi ci troveremo qualcosa da fare per divertirci. Ecco. Chiusura, presidente. Ma prima di Chiariello c'è stato un precedente giornalista che ha detto, devo chiedere a De Laurentiis cosa deve dire di fare al... il presente Conte, ma io ho le idee molto chiare, cioè quando all'inizio della mia esperienza calcistica c'erano delle cose
per me inconcepibili. Poi a un certo punto, andando in Inghilterra, e tu incontravi una squadra come il Manchester United, che all'epoca era la squadra più vincente, perché? Perché c'era un allenatore che si chiamava Ferguson, che era anche il manager della squadra. Quindi, poiché Antonio Conte ha fatto una sua seconda università sul campo inglese per ben due volte con due squadre diverse, e lui ha acquisito, secondo me, lo status da manager. Ecco perché si permette di dire: chi sta con me sta con me, e non gli permetto di dire a, perché lui ha un'idea a 360 gradi, affinché anche le piccole cose messe nel modo giusto, al loro posto giusto, contribuiscono al successo totale dell'impresa. Quindi lui è un uomo di impresa. Allora io, perché ho sempre, voi lo sapete, cavalcato questa idea di impresa e non di presa, è chiaro che sono molto felice di avere Conte, proprio perché interpreta questa idea di essere non solo un grande allenatore, ma anche un possibile grande manager. Poi, caro Umberto Chiariello, io quando ho detto sono tutti cedibili, stavo rispondendo a una intervista di un signore che mi chiedeva, cioè, lei quando c'era Koulibaly disse che erano tutti quanti cedibili. È una massima che vale sempre, nel senso che tutti quanti hanno una presenza, un contratto che può scadere e quindi una convenienza più o meno possibile, nel caso del club, di cedere se ci sono delle offerte di un certo livello. Ma poiché, voglio dire, il nostro capitano, gli abbiamo rinnovato il contratto la scorsa estate e deve avere altri 4 anni più un'opzione, possibili 5 anni fino all'età di 36 anni con noi, e poiché è un uomo con i cosiddetti, con i contributi, ma anche con un grande cervello, è un uomo al quale io tengo molto, non ci tiene soltanto il nostro allenatore. Poi è chiaro, è nel gioco delle cose, che il proprio agente cerchi di portarlo via, di strapparlo, di andare da altre parti, perché questo fa parte del gioco normale degli agenti, non lo sradicheremo mai. Però da questa parte io credo che ci siano due persone che hanno dimostrato, ciascuna con modalità diverse, in di percorsi diversi, di riuscire nel mondo del calcio a fare delle cose anche complicate in posti complicati, perché non vi crediate che quando uno arriva ad un Chelsea dove tutto quanto è nelle mani di una certa marina e dove il proprietario che c'ha centinaia di billions e di billions e di billions, e che all'improvviso però gli si tappa la bocca perché ci sono dei cambiamenti in Russia notevoli, insomma, non è sempre così semplice. Cioè, io credo di divertirmi e di farvi divertire, di promettervi di farvi divertire nei prossimi 20 anni, se la salute mi accompagnerà, perché sono indipendente. Grazie, ringraziamo Antonio Conte, anche il presidente De Laurentiis. Grazie. I giornalisti, grazie ancora. Possono restare a lavorare, c'è un buffet a loro disposizione qui all'uscita. Per gli ospiti istituzionali, ma a disposizione di tutti c'è il buffet, di tutti, ragazzi. Per gli ospiti istituzionali c'è un altro buffet nel giardino pensile, seguite le hostess. Grazie e arrivederci.